È lo Stato che ci ha fatto fallire. Non ci ha aiutato. Non è colpa mia, figlia. Ma che fai, mamma? Ma avete capito che incubo? È lui lì che si godeva lo spettacolo. E io urlare, babbo, fai qualcosa, è fallita la nostra azienda, non abbiamo più niente. Mi godevo lo spettacolo perché sono ottimista. No, guarda. Vedi, nel sogno ti rassicuravo. Volevo farti capire che era solo un sogno. Babbo, io non capisco come fai a scherzare in questo momento. Il fallimento della ditta è un sogno? Stiamo sognando di essere sul lastrico? Hai lavorato una vita intera. E alla fine non sei riuscito a costruire un bel niente. Non sei riuscito nemmeno a comprare una casa. Non è vero. Quello che ho costruito qui davanti a me è della cosa più preziosa che ho. Siete voi, sei splendide fanciulle che sapranno risollevarsi. Bello sforzo. Hai fatto sei femmine perché aspettavi il maschio. Hai fatto solo scelte sbagliate. Se ci fossero stati maschi non sarebbe cambiato nulla. Dobbiamo rimboccarci le maniche, ricominciare da zero. È finito lo shampoo. Come faccio a lavarmi i capelli? Usa il sapone. Io li ho lavati col sapone. Ma dici sul serio? E poi per ammorbidirli cosa uso? L'olio extravergine d'oliva? Ok, ci penso io. Vado dalla vicina di casa. Ci vado io. Visto che ci sei, le chiedi se ci presta un po' di filo interdentale? Dai ragazze, un po' di sacrificio. Ma senti chi parla? Quella che prendeva il taxi per non farsi 100 metri a piedi. Tu sei veramente sciocca. Era il periodo dello stalking, cretina. E io prendevo il taxi per seminare l'altro imbecille che mi stava dando noia. E poi all'epoca non avevamo mica problemi economici. Tu sei solo offendi. Bambine mie, che fine farete quando non ci sarò più? Scusa, mi dispiace, aveva solo lo shampoo. Il filo interdentale non ce l'aveva, però mi ha dato questi. Gli stuzzicadenti. Assistente cuoca? No, no. E fare le notti all'ospedale? Ci sono malati che non possono rimanere da soli e le loro famiglie ci lasciano le badanti. No, che tristezza. Ma a quello ci pensano le rumene. Guarda, cercasi donna delle pulizie. No, che scollore. Me la puoi prestare che stasera devo uscire? Togli le mani da quella gonna, io non ti presto un bel niente. L'ultima volta ci ho trovato una bruciatura di sigaretta, quindi... No, allora io non esco. Non mi va di uscire vestita di stracci. Ma non si può piangere per un vestito. Sì che si può piangere per un vestito. Come si può piangere perché il bagno è occupato? Perché il tuo amore non ti può aspettare un minuto in più. Ti odio quando fai così. Tu odi tutti quelli che ti dicono la verità. Ragazze, dovete collaborare. Quando c'è da stringere la cinghia, bisogna farlo tutti insieme e stare tutti uniti. Questa famiglia è perduta. Non posso sentirti parlare così. Sei una donna deprimente. Vai via. Vai via. Vorrei andarmene via per sempre. Ah, ciao. Ho visto che siete in casa e vorrei parlare con tuo padre. Senti, mio padre ora sta dormendo. Ma l'ho sentito prima. Ma lui quando dorme parla nel sonno. Ultimamente è di fuori. Beh, se allora parla nel sonno, sicuramente nel sonno ci sente pure. Allora sai cosa ti dico? Che sono 3 mesi che non paga l'affitto, che la mia pazienza è finita e che sono costretta, se non pagate, a darvi lo sfratto. Tu sei veramente ingrata. Sono 10 anni che abitiamo in questa casa, abbiamo sempre pagato puntualmente. Potevamo pagare un mutuo e comprarcela questa casa. Effettivamente, dai. Ah, si è svegliato, buongiorno. Daniela, potresti evitare di fare queste sceneggiate davanti alle mie figlie? È un momento difficile. Vienici incontro. Ma si metta nei miei panni, ma lo sa quante tasse io su questa casa? Lo Stato ci sta massacrando, ci sta levando il respiro. Lo so, lo Stato. È sempre lo Stato che ci massacra. Dai, dacci qualche altra settimana, vedrai che tutto andrà bene. Se questo debito, al posto di averlo con me, l'aveste avuto con lo Stato, quest'ora sareste già in mezzo ad una strada. Sentite, io devo essere chiara, vi devo avvisare. Se entro il 21 del mese non riuscirete a pagare l'affitto, io sarò costretta a chiamare l'ufficiale giudiziario. Faccia di merda. Che cosa hai detto? Ha detto che sei una faccia d'angelo. Grazie, sei stata molto buona e comprensiva. Arrivederci. Ah, e pagate il canone Rai, che ci hanno oscurato l'antenna in comune per colpa vostra. Noi la televisione non la guardiamo. Ci fa schifo. È finito anche il latte. Lisa, vai giù a prendere 2 buste di latte al bar. No, mamma, io in quel bar non ci metto più piede, mi vergogno. Non ci fanno più credito. Mandaci Bianca. Tu sei pazza, io non esco più di casa. Ah, neanch'io. Voglio solo dormire e non pensare più a niente. Ci vado io. Sapete cosa dice Einstein a proposito della crisi?
Non possiamo pretendere che le cose cambino se continuiamo a fare le stesse cose. La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progresso. La creatività nasce dall'angoscia, come il giorno nasce dalla notte oscura. È nella crisi che sorge l'inventiva. Le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera se stesso, senza essere superato. Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà violenta il suo stesso talento e dà più valore ai problemi che alle soluzioni. La vera crisi è la crisi dell'incompetenza. Senza crisi non ci sono sfide. Senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia. Senza crisi non c'è merito. È nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi tutti i venti sono lievi brezzi. È nella crisi che emerge il meglio di ognuno. Parlare di crisi significa incrementarla. Finiamola una volta per tutti con l'unica crisi pericolosa, che è la tragedia di non voler lottare per superarla. Basta, va bene? Oh, bene. Sì, evviva. Evviva. Sì. 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 Ragazzi, è tutto quello che avevo in casa. Sì. Sì. Allora, se mai mettete un pochino di olio, aiuto. Hanno chiuso il gas in tutto lo stabile!